Le imprese del Vastese si aprono al territorio per dare un calcio alla crisi. Avviate a Punta Penna le giornate a Sovasto, noi per conoscere voi. Presidente Tumini, l'importanza di questa giornata, anzi di questi due giorni di Assovasto. È importantissimo perché per il nostro territorio è fondamentale, noi per conoscere voi ci dà la possibilità, la capacità di conoscerci, di intraprendere attività commerciale, imprenditoriale, per poter dare alle nostre imprese la possibilità di trovare lavoro, di trovare un business e poi soprattutto farci conoscere. Qui oggi sta la bella gente, le persone che lavorano, le persone che si occupano del nostro territorio, quelli che noi dobbiamo fare sempre, perché gli operatori economici sono per fare, i politici sono per programmare e poi ci sono gli enti strutturali che dovrebbero e devono sicuramente assistere gli imprenditori sulla nostra zona. Ecco, ma qual è lo stato di salute delle imprese del Vastese? La situazione peggiore, il periodo peggiore è passato? Ci stiamo dentro perché adesso comincia a mancare la parte economica, la finanziaria, cominciano a mancare i soldi, cominciano a mancare quello che ci serve sul quotidiano e diventa ancora sempre più difficile, però abbiamo la possibilità, dobbiamo uscire fuori dalla nostra zona perché per trovare lavoro, per avere la certezza, noi dobbiamo avere la capacità di uscire fuori, di andare in Alta Italia o di andare all'estero, soprattutto all'estero, perché chi può, chi ha la capacità, chi ha la possibilità deve sicuramente andare fuori per trovare opportunità di lavoro e portarlo sul nostro territorio. Alle istituzioni che cosa chiedete? Chiediamo la pianificazione, chiediamo la certezza di quello che devono fare e che dobbiamo fare in seguito. Questo chiediamo alle nostre istituzioni, che ci governano bene, perché per se ci governano bene noi possiamo sicuramente fare un qualche cosa di programmato, perché noi ci dobbiamo programmare, perché le aziende se non si programmano a 5 anni, a 10 anni sono finite in partenza, quindi la pianificazione, l'organizzazione nostra è fondamentale, quindi la politica ci deve pianificare il territorio. Presidente Primavera, lei ha lanciato giorni fa un duro monito nei confronti della politica, ha detto basta con la propaganda, vogliamo progetti concreti. Quali progetti? Indubbiamente dobbiamo cominciare un po' a razionalizzare quelle che sono delle idee. A volte si impegnano delle forze in campagna elettorale con delle idee poco precise e che non mettono in evidenza quelle che sono le peculiarità ma le potenzialità di un territorio. Noi vogliamo ragionare sulla base di progetti concreti, pensiamo principalmente a quella che è l'attività dell'impresa, oggi in un contesto territoriale è molto difficile, quindi dobbiamo ragionare su dei processi molto concreti, progetti molto più razionali in modo tale da individuare insieme quelle che possono essere non solo le potenzialità per salvaguardare le nostre aziende, ma per attirare altre aziende. Su questo dobbiamo ragionare tutti insieme, su dei progetti, noi abbiamo delle idee ben chiare su come può essere rilanciato sia la zona industriale qui del Vastese, ma anche quelle attività tipo del porto di Vasto, quindi una serie di infrastrutture che andranno un po' a rilanciare l'economia in questo territorio. Qual è la priorità per il Vastese? La priorità del Vastese, appunto, dobbiamo definire, prima cosa non possiamo mettere in discussione un'area industriale del Vastese che è molto consolidata, che è quella che comprende Punta Penna, l'area industriale di San Salvo, quindi abbiamo una serie di aree industriali che vanno potenziate. Dobbiamo sostanzialmente lanciare anche il porto di Vasto nella sua attività industriale e commerciale in modo tale da creare quella logistica che ci permette poi di rendere più appetibile questo territorio. Questi saranno i punti cruciali e fondamentali e poi entrare anche nel meccanismo di razionalizzazione sia dei piani di sviluppo dell'intero territorio e rivedere un po' la situazione dell'autoporto, che purtroppo è stato un progetto sbagliato ma che oggi dobbiamo riprendere e vedere come rilanciarlo. Professor Edmondo Laudazzi, cosa ci mostrano oggi gli studenti dell'Ipsia di San Salvo? Ci mostrano un po' i frutti della nostra missione, cioè quella di preparare giovani leve per la risoluzione delle esigenze delle attività produttive del territorio del Vastese in particolare, ma dell'industria italiana in generale. Ecco, vogliamo fare alcuni esempi? Qui praticamente abbiamo un esempio di utilizzo delle fonti di energia alternativa, abbiamo nella sostanza un aerogeneratore che è stato da noi progettato e costruito a scuola, unitamente alle altre risorse rinnovabili che possono essere utilizzate comunemente nell'edilizia e nelle altre attività industriali, quali ad esempio fotovoltaico e praticamente idroelettrico. Abbiamo anche un piccolo schema di centralina per la
pompaggio e ripompaggio di acqua con la produzione di energia elettrica. Prepariamo questi ragazzi per affrontare queste esigenze industriali innovative in maniera tale che al termine del loro corso degli studi possono acquisire dotazioni tecniche necessarie per la risoluzione dei problemi normali, industriali e artigianali. Avete dei dati relativi all'inserimento sul mondo del lavoro dei vostri ragazzi? Sì, noi diciamo ne diplomiamo circa 40 all'anno nei vari settori della produzione industriale e della moda. E abbiamo dei dati che dicono che in diciamo, circa 18 mesi non abbiamo residualità, nel senso che tutti i nostri ragazzi sono ricollocati o nelle aziende oppure per quelli che proseguono all'università sono andati all'università. Non abbiamo tasso di disoccupazione. Diciamo che le maestranze di tutte le grandi aziende del Vastese trovano nei nostri ragazzi un diciamo, seminario preciso di studenti su cui impostare le loro esigenze produttive. Rocco Di Cristino, studente dell'Ipsia di San Salvo, allora che cos'è questo? Allora, questa è una realizzazione in scala di una pala eolica. È stata realizzata dalla nostra scuola e gli è stato abbinato un circuito con questi, diciamo, questi LED. Una realizzazione per scopo diciamo, didattico. Come adesso vediamo, cioè girando la pala c'è diciamo, produzione di energia elettrica. E questo diciamo che sarà il futuro della produzione dell'energia. Diciamo, le pale eoliche abbinate con dei pannelli solari. Ecco, sotto l'aspetto delle energie pulite, quanto avete lavorato? È abbastanza, questo come ho detto prima diciamo che sarà il futuro, le energie rinnovabili, come sappiamo noi adesso il petrolio diciamo che siamo quasi agli sgoccioli e quindi c'è uno sviluppo importante su queste energie. Roberto Marino, direttore del quotidiano Il Centro, quanto è importante l'informazione in sinergia col mondo delle imprese? L'informazione è importante non solo per le imprese, è importante per tutta la società civile. È chiaro che poi dopo un'informazione corretta che riesce a valorizzare le innovazioni, gli investimenti, le cose nuove che arrivano dal mondo dell'economia ha un ruolo ancora più delicato. Ecco, in questi casi spesso si parla di contratti pubblicitari con le imprese. Quanto possono poi influenzare le imprese stesse l'informazione? Il centro appartiene a un gruppo molto grande, quotato in borsa, un gruppo che ha un grande quotidiano nazionale come Repubblica, altri 18 quotidiani locali, settimanali, TV, quindi da noi il condizionamento è inesistente, nel senso che le aziende sanno che se vogliono far conoscere i loro prodotti, se vogliono lanciare le cose belle che fanno, hanno bisogno poi di un giornale per esempio come il nostro, Radicato, che ogni giorno viene seguito da 500.000 di persone tra l'online e la carta, quindi il condizionamento non è rilevante, secondo me è inesistente. Oggi si parla di rapporto scuola e imprese, questo è il tema del giorno, allora come si può sviluppare questo rapporto? Questo è un rapporto molto delicato perché è una cosa di cui si parla da anni e i ragazzi chiedono da anni un rapporto più organico, più continuo col mondo dell'impresa proprio per cercare di risolvere il problema della disoccupazione. La disoccupazione giovanile oggi è elevatissima, in Abruzzo un giovane su tre è disoccupato e chi riesce a laurearsi il 27% va via, quindi questo discorso giovane occupazione è un discorso delicato che tira in ballo proprio il futuro della regione. Cosa manca in Abruzzo per svilupparsi dal punto di vista economico? Manca secondo me un progetto per quanto riguarda il modello economico del futuro e una politica di supporto alle eccellenze economiche che ci sono, al polo delle auto, al turismo, ai parchi, al polo farmaceutico, tutte le altre cose che esistono. Però tutto questo bisogna fare i conti con un'economia globale e con un mondo che sta cambiando in maniera veloce e se non ci si mette insieme sarà difficile poi farcela.